ovviamente prima di cominciare si terrà un minuto di raccoglimento per la scomparsa del giovane calciatore Mattia Scumaci, che era già tesserato dalla società Pino Donato Taverna. Come c'è un dramma per il calcio, ma non solo, per la famiglia, va tutto il nostro cordoglio alla famiglia del ragazzo. E comincia adesso l'anticipo tra Palmese e Praia Tortora. Vicina, poi tenta qui una finta, ancora Romero. Conclusione con il destro, tiro respinto centralmente, poi due volte Rednic sì. Costretto a mandare la palla in calcio d'angolo. Al Praia Tortora, occhio a questa rimessa laterale che coglie leggermente impreparata la difesa della Palmese. Poi c'è questo tiro che viene bloccato da Marino in due... Poi subito il traversone a cercare Saffioti, ancora Romero che prova a inserirsi, superato Carrozzino. C'è Romero che calcia, è una grandissima parata di Rednic. Angla per la Palmese con la sfera che arriva dalle parti di La Villa può andare al traversone sul primo palo, non ci arriva di pochissimo. Impegno da evitare questo, però occhio qui, un altro disimpegno sbagliato, occhio alla ripartenza sempre con Maitini, l'appoggio centrale dove c'è Puoli va alla conclusione e trova il vantaggio il Praia Tortora dopo 15 minuti. L'appoggio centrale sempre dalle parti di Sapone, ancora La Villa con questo traversone sul secondo palo, esce bene Rednic. Praia Tortora con un'altra rimessa laterale che viene subito battuta dalle parti di Rivadero, ancora Andreano che qui perde l'uomo, ancora Rivadero prova questo traversone e alla fine c'è calcio di rigore. Fischia idonee e Bert porta sul 2-0 il Praia Tortora. Poi Sabba liscia clamorosamente il pallone, occhio a Rivadero tu per tu con Marino, Rivadero salta Marino, ancora Rivadero, incredibile, si è incartato e alla fine esce sconfitto. Poi Ter cerca la verticalizzazione per Napolitano, chiuso poi la conclusione qui di Romano che viene sporcata. Se sicuramente, se non è l'ultima, è la penultima azione di questo primo tempo e la Palmese veramente va vicinissima al gol. Al rilancio Maitini, occhio qui a questa disattenzione di Andreano con Puoli che tenta ancora la conclusione. Complimenti ai giocatori del Praia, nonostante il vantaggio hanno sempre quella fame di andare a segno, sempre pressing fino all'area della Palmese. Complimenti, 2-0 meritato, sicuramente la Palmese meritava di anch'essa di fare almeno un gol, però i due gol del Praia meritatissimi e voluti e cercati. Quindi si chiude sullo 0-2 questo primo tempo, una partita che fino a un certo punto è stata equilibrata, poi dopo il secondo gol quantomeno la Palmese un pochino è crollata psicologicamente, ora negli ultimi minuti abbiamo visto una reazione positiva che però non ha fruttato alcun gol per il Neroverde. Allora, il campo si avrà l'energia perché non è facile giocare 90 minuti con un forcing spietato. E ricomincia adesso la ripresa con la Palmese da parte di Poltero, solo per un momento qui, occhio all'azione di Napolitano può involarsi, Napolitano va alla conclusione, colpisce il palo, poi occhio a Rivadero che prova a inserirsi centralmente, Rivadero allarga, Puoli, ancora Puoli, calcia con il destro Puoli e trova una pronta risposta di Marino, destro a giro di Romero, palla tagliata, Molvadgard, lunga rimessa. Poi Napolitano prova a inserirsi, Napolitano, bella palla per Molvadgard, entra e riapre la partita il danese Molvadgard e Gonzales. Cioè, va Romero, palla docile, c'è la spizzata di Gonzales, proprio la Palmese che prova a rispondere, va Sapone questa volta sul calcio d'angolo, palla corta sul primo palo, la spizzata e il gol che arriva da parte di La Villa, 2-2 qui allo... occhio qui a questo errore commesso da Sabba, di Bert, poi il colpo di testa di Fiumara, Rivadero, Bert ce l'ha sul sinistro, Bert al rilancio, bella palla per Poltero cerca addirittura la conclusione, ottima coordinazione, ottimo anche il tiro perché i ritmi si sono notevolmente alzati in questi ultimi minuti, occhio qui alla palla in aria e arriva la conclusione smorzata, il tentativo da parte di Poltero, diventa un assist quello di Gentile per Romero che può puntare, Romero con l'esterno, palla verso Molvadgard che non riesce,
non consente di impostare il giusto gioco alla squadra. Occhio a Molvadgard che prova a girarsi in qualche modo. Molvadgard ancora, palla in suo possesso. Molvadgard col destro, Marino che allontana di testa Briganti. Occhio a Molvadgard che cerca il tiro con Saba e Briganti che rimangono fuori. Palla tagliata, occhio a questo quasi tentativo di autogol da parte di Rivadero. Romero prova a passare centralmente, ancora Romero in mezzo a due, rimpallo per Napolitano, palla centrale per Molvadgard e chiusura decisiva addirittura di Puoli. Gol salvato. E attenzione perché si batte quest'ultimo calcio d'angolo, Romero tagliato sul secondo palo, smanaccia in qualche modo il portiere e arriva adesso il triplice fischio. Finisce 2-2 all'Opresti di Palmi.